Nuovo appuntamento con l'analisi fondamentale. Andiamo a scoprire in questo video INI, quindi una delle principali aziende italiane insieme ad Enel. Stiamo parlando ovviamente del settore degli idrocarburi. Andremo a vedere con questa analisi innanzitutto il business dell'azienda, quindi qual è lo stato attuale, quali sono i progetti in essere, ma soprattutto la visione futura. Quindi cosa possiamo aspettarci da questa azienda che è sicuramente già una realtà consolidata. Una fortissima realtà eh, imprenditoriale italiana, ma andremo ancora di più nel dettaglio, ovvero andremo ad analizzare quello che è il conto economico, quindi i dati dell'azienda, i bilanci ed anche ovviamente i dividendi e soprattutto il prezzo, quindi la quotazione azionaria per andare a capire se questa azienda. Fa il caso nostro per i diversi, le diverse esigenze dei singoli investitori, quindi cercare di capire meglio se adatta al vostro specifico obiettivo di vita e finanziario e alla vostra rendita finanziaria. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo ad analizzare insieme ENIE. Ciao, io sono Domenico e questo è Vivere di Dividendi, il progetto di investimenti ed educazione finanziaria che vuole creare con tutti voi una community dove ci si aiuti uno con l'altro nel raggiungere i nostri obiettivi di vita, ma soprattutto nel, crearsi, nel crearci la nostra rendita finanziaria. Quindi se l'argomento ti interessa, clicca adesso mi piace per supportare il canale, iscriviti attivando la campanella e non dimenticare di condividere questo video. Ma uh, non perdiamo altro tempo e partiamo insieme andando ad analizzare il business di INI. INI è una società che opera in 67 paesi nel mondo con oltre 30.000 tra uomini e donne ed è attiva in diversi settori di business con tre principali divisioni. La divisione IMP, ovvero Exploration and Production, che è il principale business di Eni e copre il campo dell'upstream, ovvero l'esplorazione e l'estrazione, che parte dalla scelta dell'aria allo studio di flattibilità dei vari progetti, passando per la, uh, le perforazioni dei pozzi fino allo sviluppo per il recupero degli idrocarburi, con il supporto delle tecnologie di rilevamento sismico e studio del sottosuolo. La divisione invece eh, GMP, ovvero Gas and Power, è coinvolta in tutte le fasi della catena del valore del gas, quindi la fornitura, il commercio, la vendita di gas e dell'elettricità, infrastrutture per il gas. Vini vende oltre il 60% del suo gas al di fuori dell'Italia e la sua posizione leader nel mercato europeo del gas è garantita da una combinazione di vantaggi competitivi, fra cui il suo approccio multinazionale, la disponibilità di gas a lungo termine e l'accesso alle infrastrutture, nonché la conoscenza del mercato e una solida base di clienti. Ultima ma non ultima la divisione RM, ovvero Refining Marketing e Chimica, che copre il campo del downstream, ovvero raffina e vende i carburanti e altri prodotti petroliferi ovviamente, principalmente in Italia. Rispetto alle altre compagnie petrolifere internazionali, la presenza di INI nel segmento RM è relativamente ridotta, pur confermandosi leader in Italia sia nella raffinazione che nella distribuzione di idrocarburi, con una quota di mercato di circa il 25%. La strategia di INI nel RM punta al miglioramento dell'efficienza operativa e all'ottimizzazione dei margini per recuperare la produttività come andremo a vedere anche per quanto riguarda i margini operativi dell'azienda. Ini però sta già integrando al suo business classico di estrazione, raffinazione e distribuzione di idrocarburi un approccio più sostenibile che si concretizza con il progetto dell'economia circolare ed in quello della decarbonizzazione, grazie soprattutto allo sviluppo delle rinnovabili. Nell'ambito dell'economia circolare rientrano i MOO ovvero il Memorandum of Understanding e gli accordi di cooperazione in Italia con diverse aziende per la raccolta di oli esausti, di cottura e la fornitura di biodiesel, come quelli stipulati nel 2018 a Roma con AMA, con Veritas a Venezia, con Era a Modena e con Amat a Taranto. In tal senso è stato avviato a Gela ad agosto nel 2019 il più innovativo impianto per la produzione di biocarburanti in Europa che potrà utilizzare cariche fino al 100% di materie prime di seconda generazione. Con una capacità di lavorazione fino a 750.000 tonnellate annue sarà in grado di trattare progressivamente quantità elevate di oli vegetali esausti e di frittura grassi animali alghe sottoprodotti di scarto per produrre biocarburanti di alta qualità l'aspetto delle energie rinnovabili infine ha visto la creazione nel 2015 della direzione energy solution la quale ha dato un forte impulso alla strategia di sviluppo del business in questo ambito nel quadriennio dal 2019 al 2022 è pianificato un impegno crescente con un investimento in nuovi progetti per circa 1.4 miliardi di euro e una potenza elettrica installata da fonti rinnovabili di circa 1,6 gigawatt al 2022. Tale potenza è destinata a raggiungere i 5 gigawatt nel 2025 con l'ambizione di superare i 10 gigawatt al 2030. In questo ambito ha avuto anche esito positivo il progetto pilota. Inertial Sea Wave Energy Converter di Ravenna, ovvero una piattaforma che oscilla grazie al mutuo onduso e permette di produrre energia elettrica. Ed è stato siglato un accordo tra INI, CDP, Fincantieri e Terna, che consentirà di trasformare il progetto pilota in un impianto realizzabile su scala industriale. Numerosi sono infine i progetti che INI ha già in campo per il suo sviluppo, soprattutto nella divisione Gas and Power. In totale contiamo 16 progetti principali dal 2020 al 2026 che coprono diverse aree geografiche dall'Africa all'America e dal puro nord al Medio Oriente con costruzione di nuove piattaforme di estrazione, nuovi gasdotti, centrali di stoccaggio, di raffinazione e molto altro. Quindi stiamo parlando di una realtà in continua evoluzione con tanti progetti in essere e in divenire. No, non solo, abbiamo anche una grande rifondazione dell'azienda eh, riconcepita sulla base dei concetti di economia circolare e di eh, fonti di energia alternative. Quindi ci sono grandi e ambiziosi prospettive per questa azienda. Ovviamente non potremo aspettarci grandissime evoluzioni del business e un raddoppio, per esempio, della quotazione e del valore dell'azienda, ma sicuramente c'è un intelligente rinnovamento in atto. Passiamo adesso invece a ad guardare i dati dell'azienda e partiamo con il conto economico. Spostiamoci sui grafici e vediamo come dal conto economico risulta che il fatturato abbia avuto una decisa decrescita dal 2014 al 2015 per poi avere ancora dopo una piccola ancora regressione è tornato a crescere e a stabilizzarsi intorno a quota 70 miliardi. La stessa cosa non possiamo dire invece degli utili in verde dove hanno avuto anche loro una forte riduzione andando addirittura in negativo per poi ritornare in positivo ma nel 2019 questi sono i dati dei primi nove mesi, cioè ovvero le proiezioni annuali in base ai dati dei primi nove mesi ci si aspetta una riduzione comunque del 50% dell'utile a 2 miliardi rispetto ai 4 miliardi che ci sono stati nel 2018 e questo impatta molto eh, su questa eh, linea azzurra che rappresenta la linea il margine di profitto quindi il rapporto tra utili e fatturato che poi rappresenta l'efficienza industriale dell'azienda e vediamo che già era ad un valore comunque basso, intorno al 5%, e andrà a diminuire probabilmente intorno ad un valore del 3% nel 2019. Quindi, comunque, dobbiamo alzare un campanello di allarme per quanto riguarda il margine di profitto di Eni. Passando al grafico del bilancio, invece, vediamo come il debito si sia ridotto leggermente. E, uh, per poi rimanere appunto stazionario negli ultimi tre anni e le equity allo stesso modo, quindi le linee verdi, uh, si sono leggermente cresciute. Per, uh, possiamo dire che sono rimaste comunque sostanzialmente stabili. Infatti, vediamo anche il rapporto tra debito ed equity, che è un rapporto molto importante, che è intorno a 1,38, 1,39, 1,32. Quindi, comunque, non abbiamo un livello di debito ancora sottile sostenibile per quanto alto uh, solitamente ci interessano maggiormente aziende che comunque hanno un rapporto tra il debito e l'equity inferiore all'1 ma comunque fino a 1,5 riusciamo ancora ad avere un livello accettabile di debito sempre parlando di debito dobbiamo se volessimo ripagare tutto il debito con gli utili generati dall'azienda vediamo come il, nei, negli anni 2017-2018 sarebbero bastati 19 o 16 anni di utili per ripagare tutto il debito, che sono comunque già tanti. Quindi, comunque, è un livello di debito abbastanza impegnativo per la società. Per non parlare poi del 2019 dove venisse confermato appunto a fine anno il trend dei primi 9 mesi con la diminuzione del, degli utili addirittura questo rapporto tra debito e utili schizzerebbe a 34,66 quindi comunque anche qui un altro livello d'allarme per questa azienda per il suo livello di debito. Passando ad analizzare invece il RUE, ovvero il rapporto tra gli utili dell'azienda e le equity, quindi praticamente quanti euro vengono generati per ogni euro investito da parte degli investitori in INI, vediamo che questo rapporto, che era già intorno al 7% per gli anni 2017-2018. Scenderà anche in questo caso con la decrescita degli utili a quota 4%. Era già un valore basso al 7% che andrà ancora a ridursi. E sappiamo che il ROE rappresenta sia l'efficienza industriale sia finanziaria dell'azienda, quindi un non valore. Di questo tipo sicuramente non è un valore positivo per Perini Vi lascio comunque qui sopra il link del video dedicato al ROE per capire bene come questo parametro misuri appunto l'efficienza industriale e finanziaria dell'azienda. Passiamo infine ai dividendi, e qui possiamo osservare che dopo una prima decrescita, ovviamente 2014-2015, con la recessione del fatturato e degli utili. È diminuito anche il dividendo ma dal 2016 abbiamo comunque un dividendo in crescita anche se è leggera quindi da 0,8 a 0,84 euro per azione e il che comunque ci eh, dà, ci garantisce, lo vediamo in seguito, in base al prezzo attuale, un rendimento da dividendo di circa il 6%, che è comunque un ottimo rendimento. Ma qui il campanello d'allarme c'è anche per quanto riguarda i dividendi. Infatti, se andiamo a osservare la linea azzurra, che è la linea del payout, ovvero per pagare questo dividendo, quanti utili l'azienda deve erogare agli investitori e in questo caso partivamo da un valore comunque alto dell'85 o 71% nel 2017-2018 e questo valore schizzerebbe a 147% se viene appunto confermato il um, dividendo anche per il 2020, in questo caso è un dividendo comunque sotto pressione. Non è detto che venga comunque ridotto, ma è comunque un livello di allarme. E era normale avere dei valori così alti: l'85-70 perché comunque non è un business in espansione, quindi l'azienda preferisce erogare i propri utili agli investitori piuttosto che investire nel proprio business perché non ha possibilità appunto di espandere questo business e vi lascio anche qui linkato il video dedicato al tasso di crescita di un'azienda per capire come funziona appunto l'erogazione dei dividendi e del payout. Andiamo infine a valutare il prezzo della quotazione di Eni e vediamo anche qui dal grafico che negli ultimi anni ovviamente c'è stata una riduzione del prezzo dal 2014 al 2015 ma poi il prezzo si è incanalato in questi valori qua, quindi da un minimo di 12,5% ad un massimo di 16,5%-17%, ed è ovvio che sia così, ovvero è ovvio che non esca da un determinato range, infatti per un business che non è in espansione, quindi con un fatturato stabile, anche il prezzo delle quotazioni rimane vincolato ad un determinato range. In questo momento ci troviamo a quota 13,80%, quindi comunque un valore molto buono. Per un possibile ingresso in questa azienda per chi ritenesse in idonea al suo progetto di investimento e al suo profilo di rischio. Quindi un valore adesso di quotazione comunque congruo e possiamo vederlo anche dal, dai parametri del PE PA e del Price to Sales. Quindi il prezzo rapportato agli utili e rapportato al fatturato. Vediamo che per quanto riguarda il prezzo rapportato agli utili, e anche qui vi lascio in linkato il video che descrive come utilizzare questo parametro. Vediamo che il, appunto, questo parametro era stabile intorno al 15-13 negli ultimi anni e schizzato a 24 per appunto come abbiamo detto la riduzione degli utili del 2019. Ma se invece rapportiamo questo prezzo al fatturato, vediamo come invece, dato che appunto il, la quotazione abbiamo visto precedentemente che è scesa, vediamo che anche il rapporto eh, sul fatturato è diminuito. Quindi comunque abbiamo una buona possibilità di ingresso ad un bel 0,66 eh, come rapporto prezzo sul fatturato che è un valore molto molto interessante. Come dicevamo prima, abbiamo con queste quotazioni azionarie in questo momento un dividendo comunque al 6,6% e anche qui vi lascio linkato il video dove spieghiamo come calcolarsi il prezzo giusto di ingresso in un'azione in base ai dividendi e in questo caso è una buona possibilità di ingresso. Ovviamente bisogna valutare tutti i rischi legati all'investimento in Ini quindi sia quelli in cui abbiamo già uh, discusso legati appunto al livello del debito, ma anche gli aspetti eventualmente positivi, quindi comunque la riconversione che sta effettuando la società. Con il progetto dell'economia circolare e con le eh, energie rinnovabili, quindi, comunque, bisogna attentamente valutare gli aspetti positivi e negativi. Oh, come abbiamo visto, c'era anche l'aspetto del margine di profitto del RUE, comunque molto bassi. Ma dall'altra parte, abbiamo un ottimo prezzo di ingresso e un buon ritorno dai dividendi. Quindi in definitiva le tre ragioni per le quali possiamo eventualmente investire in INI se come detto questa azienda rispecchia i nostri obiettivi di investimento e il nostro profilo di rischio sono sicuramente l'ottimo business consolidato e strutturato, gli interessanti progetti di sviluppo della società e l'alto valore del dividendo. Mentre le tre ragioni per le quali vorremmo evitare di investire in un'azienda come Ini sono il basso margine di profitto, la bassa efficienza industriale e finanziaria legata al RUE e ovviamente l'alto livello di debito. Tutti questi non sono sicuramente consigli finanziari, quindi fate le vostre ricerche, fate le vostre analisi per capire se Ini è l'azienda giusta da inserire nel vostro portafoglio. E fatemi soprattutto sapere nei commenti qui sotto se conoscevate già la società, se questo video è stato utile per capire meglio se, il caso, se fosse il caso, se sia il caso di investire in questa azienda oppure no e se questo video ti è stato d'aiuto ovviamente condividilo e clicca mi piace per supportare il canale ciao e buon dividendo a tutti